Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Oggi è il secondo giorno da quando il Super Green Pass è necessario anche in zona bianca per accedere agli stadi, ai cinema e ai ristoranti al chiuso. A Pescara oltre 400 le persone controllate e 5 sanzioni emesse. Il servizio di Giuseppe Dintino. E corsa alle prime dosi in Abruzzo, oltre 5.000 quelle somministrate nell'ultima settimana, si tratta del 47% in più negli ultimi 7 giorni, più 108% rispetto a 2 settimane fa, perché chi non si vaccina non può scaricare il Super Green Pass e chi non ha Super Green Pass non può più accedere a bar e ristoranti al chiuso, a teatri e cinema, a stadi e discoteche. Le persone sono rette e corrette, quindi non chi era un pochino che non aveva la possibilità è rimasto fuori, ma sostanzialmente non è cambiato nulla. Proprio in questo momento, in questo ristorante, voi state controllando il Super Green Pass perché altrimenti non si può accedere qui. Com'è cambiato il lavoro? Esattamente. Non molto rispetto al passato, c'è solo questa incombenza in più. Teme che questo possa avere una ripercussione sul fatturato? Uno ieri è andato via perché non ce l'aveva, e qualcun altro c'aveva il Green Pass, quello semplice col tampone, non l'abbiamo fatto mangiare. Naturalmente un po' di calo ci sarà. L'esito negativo del tampone è sufficiente per recarsi al lavoro, ma non più per accedere ai luoghi della cultura e del divertimento. Da ieri è necessario il Super Green Pass anche in zona bianca. In Abruzzo i non vaccinati, neppure con una dose, comprendendo però anche coloro che ne sono esenti, sono 165.000. Ho la terza dose di già, poi mi hanno rifatto un'altra volta l'antinfluenzale, quindi sono già super protetta, credo. Comunque penso che ci vuole. Quindi le può accedere a tutti i luoghi? Comunque sì, sì, se mi serve sì. Per noi è il secondo giorno, il primo anzi, perché siamo stati chiusi, controllo il Green Pass con l'app. Sì, sì. Così siamo più sicuri, più tranquilli e possiamo andare dove vogliamo. Ieri prima giornata di quest'ennesima stretta sui Novax e quindi anche prima giornata di controlli. A Pescara, fanno sapere dalla prefettura, nessuna criticità. 433 le persone controllate, 58 gli esercizi commerciali, mentre le sanzioni sono state solo 5. Non voglio prendere la multa né per me né per loro, quindi tutto cerchiamo di essere corretti. E se la produzione non può ricevere altri colpi, impedendo ai lavoratori non vaccinati di svolgere il proprio mestiere, si è scelto di limitare l'accesso nelle attività che riguardano la vita sociale, forse ritenuta di secondaria importanza. L'obiettivo è manifesto, rallentare l'avanzata del virus così da scongiurare ulteriori restrizioni e salvare i consumi del Natale. Per Natale così siamo più liberi. Ci salviamo un po' di più. Certo, è più una sicurezza. Il presidente della regione Marco Marsiglio è tornato a parlare dell'importanza della vaccinazione anti-Covid, ma anche dell'indennizzo che lo Stato dovrebbe riconoscere. Il governatore ha poi ribadito il suo pensiero sul Super Green Pass. Paolo Renzetti. Ma io non sono scettico sulla campagna vaccinale, io sono scettico sul fatto che lo Stato deve essere chiaro e trasparente con i cittadini. E quindi quando si dice che la campagna vaccinale è facoltativa e poi di fatto è una costrizione, questo produce un livello di conflitto tra lo Stato e una parte dei cittadini che è quello che poi abbiamo visto manifestarsi in tante piazze d'Italia, a volte anche con violenza, sempre ovviamente ingiustificabile. Quindi ho fatto questa riflessione e ho proposto costruttivamente al governo di cambiare atteggiamento rispetto ad alcuni passaggi. Sarebbe stato, e continuo a ritenerlo ad esempio molto utile, se accompagnare questa campagna di vaccinazione con l'inserimento del diritto all'indennizzo che fa sentire i cittadini protetti dallo Stato, mentre l'impressione che molti hanno di avere uno Stato che ti obbliga di fatto a vaccinarti perché se non ti vaccini non vivi più, non prendi neanche lo stipendio, rischi persino di non lavorare e di non mangiare, però la responsabilità della vaccinazione te la devi assumere, devi firmare le liberatorie, lo Stato non garantisce l'indennizzo, se per ottenerlo nel caso devi avviare
una causa risarcitoria lunga e complessa. Ecco, questo non credo che sia un atteggiamento utile per incentivare i cittadini a farsi il vaccino. Sono convinto che se ci fosse stato l'indennizzo sarebbero stati molti di più quelli che sarebbero corsi a vaccinarsi e magari lo avrebbero fatto sin da prima e senza bisogno di ulteriori restrizioni. E sui bambini c'è una sensibilità ancora più marcata e quindi anche persone che non hanno nessun dubbio sul vaccinarsi e che hanno fatto due o tre vaccini hanno molta resistenza a portarci i bambini. Per questo io mi appello molto alle autorità mediche, ai pediatri in particolare, che sono quelli che poi i genitori consultano prima di tutti, quindi se da parte dei pediatri ci sarà la capacità di comunicare, di spiegare, di convincere, di far capire quale sia il vantaggio reale della vaccinazione anche dei bambini, io credo che molti genitori porteranno tranquillamente i loro bambini a vaccinarsi. Arriva l'ondata di gelo in Abruzzo con temperature minime molto basse. A Campofelice a 1538 metri di quota la scorsa notte è stata registrata la minima di meno 16,2 gradi. I rilevamenti sono segnalati dalla rete di monitoraggio dell'associazione Meteo AQ Caput Frigoris. Da segnalare anche i meno 11,6 gradi al rifugio Franchetti, meno 10,6 gradi sull'altopiano delle 5 miglia, meno 10,4 gradi a Rocca di Mezzo, meno 9,8 gradi a Passo Godi e Campo Imperatore, meno 9,4 gradi alla Maialetta Blockhaus e meno 9,2 al Monte Genzana. E questa mattina a Palazzo di Città è avvenuta la consegna dei lavori del nuovo porto di Pescara da parte di ARAP. Grazie al nuovo progetto torneranno le grandi navi il servizio. Consegnati dall'ARAP i lavori del porto di Pescara, questa mattina i dettagli del progetto che vedrà a breve l'avvio dell'opera sono stati presentati a Palazzo di Città alla presenza dei vertici regionali e comunali. Come ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, per il porto di Pescara arriva la tanto auspicata svolta. Ma intanto è una grande festa per tutta la regione e per la città di Pescara, perché finalmente ci leviamo un peso alla coscienza di un obiettivo che abbiamo raggiunto, lungamente atteso e per molto tempo inseguito. Cambierà che inizia la rivincita del porto di Pescara con l'insediamento dei primi lavori che, come vedete, riguardano la messa in sicurezza e l'apertura della diga foranea e la emersione della barriera soffolta del molo nord. Nel frattempo si stanno progettando gli altri lavori. Il porto è integralmente finanziato, gli altri lavori riguarderanno la deviazione integrale di tutto il molo nord, poi la deviazione integrale di tutto il molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà ovviamente libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto il noto problema dell'insabbiamento del porto canale di Pescara. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci, che ha parlato di opera strategica anche per le conseguenze positive sulla balneazione e sul turismo. Soprattutto di risolvere definitivamente il problema della balneabilità del nostro mare, che in questi ultimi due anni è stata garantita, ma con questa realizzazione sarà definitivamente accertata, perché non ci saranno più problemi di sversamento delle acque del fiume verso nord, perché le acque del fiume usciranno lontane dalla costa. Quindi risolveremo il problema della balneabilità, avremo finalmente un porto importante e soprattutto io sognavo questa passeggiata fino alla diga foranea di un molo lungo e bello che si affacciasse sulla città di Pescara, e questa situazione, questo sogno sta diventando una realtà, perché Pescara avrà anche questa bellissima terrazza sul mare a 500 metri dalla costa, che ci permetterà di avere un elemento in più per dare a Pescara quel tocco di fascino che ogni volta viene riscontrato da tutti quelli che vengono nella nostra città. Il presidente di ARAP Savini ha parlato nel dettaglio dell'opera, che durerà fino al 2023.
è un momento storico che ha visto ARAP protagonista in un'accelerazione nell'ultimo anno per quanto riguarda tutte le attività programmatorie di progettazione ed oggi di affidamento dei lavori, perché oggi formalmente vengono affidati i lavori alla nuova Coedmar che gestirà le fasi più delicate con la partenza dell'instaurazione del nuovo molo a nord che metterà in sicurezza pure le sabbie e poi chiaramente proseguirà con il pennello di Foce e con tutte le opere di sicurezza. Un'opera importantissima collegata a tutte le altre opere strategiche che devono fare di Pescara un porto messo in sicurezza con tutti i problemi che ci sono da un punto di vista soprattutto dell'insabbiamento e della sicurezza per la navigazione marittima. La Procura della Repubblica di Pescara ha disposto il sequestro di 3 campi da calcio occupati abusivamente a Pescara nel quartiere Rancitelli e adibiti in parte a Pollaio. Il provvedimento è stato disposto dal PM Luca Sciarretta e fatto eseguire dal GIP del Tribunale di Pescara Colantonio. I carabinieri della Compagnia di Pescara da tempo si erano accorti che gli impianti sportivi dell'Istituto Tecnico Statale Acerbo Mantone non erano in uso agli studenti, ma che l'intera area era stata occupata da oltre 5 anni da alcune famiglie residenti nel quartiere Rancitelli. È partita quindi una mirata attività investigativa che ha condotto al sequestro preventivo eseguito oggi. 5 le persone denunciate. A loro sono stati contestati i reati di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento in concorso. L'area posta sotto sequestro di proprietà della provincia di Pescara tornerà presto nella disponibilità dell'Istituto Mantone. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha partecipato questa mattina all'Università di Teramo ad un seminario sul valore sociale dello sport. Con lui, protetta da una teca di cristallo, è arrivata anche la Coppa dei Campioni d'Europa, conquistata dalla nazionale italiana l'estate scorsa. A fare gli onori di casa il rettore Dino Mastrocola, che per l'occasione ha indossato la maglia numero 10 di Insigne. Vediamo. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite dell'Università di Teramo come relatore in un incontro sullo sport. Ma non è arrivato solo. Ha portato con sé la Coppa d'Argento vinta quest'estate agli europei di calcio dalla nazionale italiana. Eccola lì, a portata di mano il simbolo di una delle più belle vittorie conquistate dall'Italia. Una vittoria che ha fatto bene all'intero paese. Il calcio vive un progetto nuovo, un progetto importante da 3 anni a questa parte. Abbiamo parlato di rinnovamento, è in atto un rinnovamento radicale. Ci sono, come in tutte le fasi evolutive all'interno di settori economici, e il calcio è uno dei più importanti settori economici, ci sono dei momenti di grande criticità, sia sul piano sportivo. Sappiamo benissimo che dopo aver centrato questo trofeo importantissimo dopo 58 anni, dopo 53 anni, sappiamo benissimo che il rischio di mantenere alto il livello competitivo poteva esserci, c'è stato, abbiamo tutte le carte in regola per poter risalire in tempi rapidi e poter centrare l'obiettivo della qualificazione mondiale. Per Gabriele Gravina all'Università di Teramo è un po' come tornare a casa. Gravina è stato docente e ricercatore all'Ateneo Teramano per anni, ai tempi del magnifico Luciano Russi. Oggi a fare gli onori di casa c'è il rettore Dino Mastrocola, che in onore del calcio indossa la maglia numero 10 della nazionale. Un calcio che in questi giorni vive momenti difficili, sia economici che giudiziari. È una grande emozione, una gioia immensa rivedere alcuni fotogrammi nella mia mente, nel mio cuore, di bellissimi momenti della mia vita vissuti qui a Teramo all'interno di questa splendida università, ma soprattutto con l'orgoglio di aver condiviso con alcuni personaggi, alcuni protagonisti di questa università illuminati, mi riferisco in modo particolare a Luciano Russi, con il quale abbiamo condiviso dei progetti, delle iniziative straordinarie che ancora oggi lasciano tantissime scie di professionalità costruite all'interno di questa università che oggi operano nel mondo dello sport.
Prende forma il rimpasto al comune di Montesilvano. Ieri hanno formalizzato le loro dimissioni da assessori Antonio Agliano, Sandra Santavenere e Paolo Di Blasio. Al loro posto entreranno tre esponenti di Fratelli d'Italia, Lino Ruggero, Valentina Di Felice e Francesco Di Pasquale. Non ha ancora firmato i decreti di delega il sindaco De Martinis, che parla delle dinamiche che stanno portando al rimpasto e che passano anche per la sua candidatura alla presidenza della provincia di Pescara. Stefano Recanati. Sono state formalizzate tre uscite dalla giunta di Montesilvano, un atto dovuto? Probabilmente questa lunga trattativa in seno al comune di Montesilvano ha fatto sì che tutti e tre gli assessori, che erano oggetto di richieste da parte di altre forze politiche, abbiano con senso di responsabilità fatto un passo indietro, non lasciando a me insomma il cerino, il cosiddetto cerino in mano. Per questo li ringrazio, come li ringrazio anche per il lavoro svolto ottimamente fino ad oggi, e nei prossimi giorni ovviamente ragionerò come coprire questo vuoto, questo importante vuoto, ragionando un equilibrio legato ai numeri che da tempo in qualche modo era oggetto di valutazione. Entrerà Fratelli d'Italia? Sicuramente quando parlavo di equilibrio parlavo di Fratelli d'Italia, che da tempo anche legittimamente in qualche modo chiedeva uno spazio in più, uno spazio derivante dai numeri che sono sicuramente sproporzionati ed erano sproporzionati. È un passo per cui poi Ottavio Di Martinis è stato il candidato alla presidenza della provincia di Pescara? Diciamo che non è una logica conseguenza, però sicuramente quando si è ragionato anche la candidatura della presidenza della provincia, sul tavolo, come ben noto, sono stati portati anche gli aspetti più prettamente comunali sia di Montesilvano che di Pescara, e da questo in qualche modo poi da questo si è ragionato anche una rivisitazione delle giunte, e questo quello che è successo oggi in qualche modo ha accelerato un processo che comunque sarebbe andato in qualche modo in una direzione. Il 18 gli amministratori andranno alle urne. Di che cosa avrà bisogno questa provincia? La provincia ha bisogno intanto di manutenzione stradale, ha bisogno per quello che riguarda le scuole di una riqualificazione, soprattutto di una messa in sicurezza, e questo anche grazie ai fondi del PNRR che arriveranno sarà molto importante, importante in qualche modo ragionare e programmare. Ma non solo questo, io penso in qualche modo di dover creare soprattutto sinergia tra i vari comuni, perché come detto da sempre io sono un fautore della sinergia territoriale. La provincia di Pescara può dare tanto se interamente si lavora insomma compatti, e cercherò di fare da collante affinché insomma tutto il territorio possa avere da questo punto di vista una forza anche da un punto di vista turistico. Il Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna ospiterà in mostra durante il periodo natalizio oltre 100 presepi dei maestri napoletani e abruzzesi, prevista anche una raccolta solidale per le donne vittime di violenza. Il servizio. Dall'8 dicembre a Pescara ci sarà una mostra di presepi abruzzesi e napoletani, organizzazione dell'associazione Iside. Voi vi occupate di solito di violenza sulle donne, delle problematiche che riguardano la violenza sulle donne, però quest'anno parliamo anche di presepi. Allora, noi di solito noi nasciamo come per combattere la violenza sulle donne e i bambini, perché i bambini spesso sono vittime, perché vedono quello che vedono, insomma, anche loro sono delle vittime. Quest'anno, per regalare appunto un sorriso a tutti i bambini della città, ma anche a tutti i cittadini, insieme a degli amici napoletani stiamo realizzando questa mostra presepiale con opere sia pescaresi, abruzzesi, ma soprattutto con opere napoletane. All'interno dei presepi vedremo anche un banchetto dove si venderà del pane e della pasta fatta proprio dalle donne vittime di violenza, perché il nostro progetto, che era il pastificio solidale di Iside, finalmente sta prendendo piede. E in più ci sarà un albero dove ogni bambino può attaccare il suo pensierino sul Natale, e verrà premiato a fine mostra.
E all'Università di Teramo ieri si è tenuto un convegno per ottenere un marchio di tutela dei maccheroni alla chitarra, il piatto simbolo della cucina abruzzese. L'iniziativa ha visto la partecipazione dell'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra e dell'Unione Regionale dei Cuochi Abruzzesi, che hanno concluso l'evento con uno show cooking. Vediamo. La tradizione dei maccheroni alla chitarra va tutelata, se ne è parlato durante un convegno all'Università di Teramo organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra e l'Unione Regionale dei Cuochi Abruzzesi. Tra gli obiettivi del convegno anche la richiesta di un marchio di qualità e tutela dei maccheroni alla chitarra. Al termine i cuochi hanno dato vita ad uno show cooking dedicato proprio al simbolo della cucina abruzzese. L'incontro di oggi è un incontro estremamente importante sia a livello universitario che a livello territoriale. A livello universitario perché è un momento di conoscenza per tutti i nostri studenti del corso di laurea in scienze gastronomiche e anche del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. Il coinvolgimento dell'Associazione Cuochi e dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra ha un significato anche per quanto riguarda il territorio. Noi speriamo che dalle riflessioni che sono venute fuori oggi si riesca a far partire un percorso importante per ottenere un marchio regionale di questo meraviglioso prodotto. È un punto di partenza, ma penso che lavorando insieme, quindi l'università, le istituzioni e il settore economico operativo, quindi i ristoranti, i cuochi, otterremo quello che ci prefiggiamo. Esaltare il più possibile la qualità di questo prodotto e soprattutto fargli valicare il più possibile i confini della regione, dell'Italia e quindi farlo approdare a livello mondiale perché lo merita. Abbiamo fatto un disciplinare dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra per quanto riguarda la chitarra e la tipologia di farina o le tipologie di farina, i vari tipi di condimenti. Abbiamo voluto codificare un qualcosa che per noi tutti i giorni la chitarra è un pasto normale, però per tanta gente che non lo conosce vogliamo farlo conoscere a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo della dimostrazione è far sviluppare un prodotto, un territorio, e non basta solo l'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra, quali io sono il presidente, ma bensì unirci con l'università, con i dotti, perché capire al meglio le problematiche, le varie esigenze, la comunicazione del nostro prodotto, non bastiamo solo noi, ma bisogna fare rete e unirsi e avere delle forze. Pagina dello sport, non si è sbilanciato il presidente della Federcalcio Gravina stamani a Teramo circa il passaggio delle quote societarie del club biancorosso avvenuto un mese fa. Entro lunedì si attende il parere della Commissione federale. Servizio. Non appena ci mandano i documenti, come sapete ci sono 15 giorni di tempo dal passaggio per avere i documenti e poi la Commissione si riunisce in tempi molto rapidi. Liquida così in poche parole la questione del passaggio societario delle quote di Teramo Calcio il presidente federale Gabriele Gravina, presente proprio a Teramo in mattinata al seminario sul valore dello sport all'università. Carte che in realtà sono state già consegnate in Federcalcio lo scorso 23 novembre, quindi allo scadere di quelle due settimane dal closing entro le quali la documentazione va recapitata agli uffici federali. Da allora entro 20 giorni ci sarà la pronuncia della Commissione federale che dovrà valutare una serie di parametri che si riassumono in due punti essenziali, solidità economica e onorabilità. Il parere dunque arriverà entro lunedì prossimo e c'è comunque grande attesa, anche se sul fronte della nuova proprietà biancorossa c'è fiducia circa un epilogo favorevole. Così si è espresso sabato scorso il neopatron Davide Ciaccia. La federazione ha le carte delle aziende che sono subentrate nella Teramo, quindi le carte sono perfettamente in regola, gli amministratori sono perfettamente in regola, non hanno nessuna pendenza. Chiaramente fossero state confermate le azioni di sequestro delle aziende sarebbe diventato complicato, ma a questo punto, nel momento in cui è stato notificato di sequestro di tutte le aziende, di tutte le azioni, sono tornate a disposizione, quindi non c'è motivo
pensare che la federazione si possa esprimere in modo diverso che positivamente rispetto a tutto quello che è stato depositato. Lo scorso 8 novembre l'atto di cessione firmato davanti al notaio a Roma ha sancito il passaggio del 60% delle quote di Teramo Calcio SRL da Ismedia, società riferibile all'ex presidente Franco Iachini, alla Green Sports SRL, a sua volta controllata al 100% dalla SPA Edil Green Italia. Entrambe le società hanno come amministratore Massimo Chierchia, che detiene anche il 90% delle azioni della Edil Green e che del Teramo Calcio è amministratore delegato con delega alla presidenza. La restante parte di Teramo Calcio è di Ismedia al 31% e Franco Iachini al 9%. L'ok della Federcalcio, dopo il dissequestro delle quote sociali, darebbe un più ampio margine di manovra alla proprietà anche in ottica mercato di gennaio. Un eventuale diniego rimetterebbe tutto in discussione e per il Teramo sorgerebbero una serie di problemi. Il presidente Gravina ha poi parlato in generale delle difficoltà del contesto calcistico abruzzese. È un momento di grande difficoltà, soprattutto nel calcio professionistico di base. Lo sta verificando, lo sta pagando sulla propria pelle anche una città importante come Pescara. Teramo è in fibrillazione da diversi anni e tutto il calcio professionistico di base è in fibrillazione. Sappiamo che ci sono delle criticità, questo è inutile negarlo. Poi si parla del nostro settore economico come se fosse l'unica eccezione che vive di rischi di default o rischi di soggetti che possono anche vivere momenti di difficoltà. È tutto il settore dell'economia del nostro paese che vive queste tensioni. Certo, il calcio fa più rumore, è quello che dà possibilità a tanti soggetti di apparire in maniera diversa. Si torna a parlare del nuovo stadio a Pescara. Questa mattina in tal senso si è tenuto un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco Carlo Masci, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e Andrea Bodi, presidente del Credito Sportivo. Si è parlato di un rilancio di un progetto che era finito un po' nel dimenticatoio e che oggi torna di attualità anche alla luce dell'incontro odierno. Dopo aver acquisito nella scorsa estate il comunale Ughetto di Febo di Silvi, proprio ieri tramite un bando pubblico, il Pescara si è aggiudicato la gestione per 14 anni degli impianti sportivi Stadio Mastrangelo e Antistadio Cianfarani di Montesilvano. L'ultimo turno di campionato e siamo al volley, conferma le tendenze di inizio stagione. In A2 cadono nettamente Ortona e Altino, in A3 l'Abba Pineto demolisce nello scontro diretto Macerata. In 3 set Sieco e Abba torneranno in campo già domani per il turno infrasettimanale. Sergio Zappalorto. Ci sta a perdere a Bergamo, ma l'ennesimo rimpianto della Sieco va individuato nel solito set perso ai vantaggi, e sono 7, non certo pochi, nonostante la consueta prestazione di Sant'Angelo, 20 punti e 49% offensivo, oltre a 2 ace e un muro punto, la squadra ha ribadito i suoi limiti, soprattutto nelle fasi clou, ma ora occorre pensare solo al match di domani. Al Palasport scenderà inizio ore 19 il Reggio nell'Emilia che, rilanciato da 2 successi di fila, di punti ne ha 14 contro i soli 2 di un pavida in ogni caso attesa dalla giornata del riscatto. In A3 un travolgente Abba liquida la ora ex capolista Macerata con un 3-0 nettissimo anche nei parziali al di là di una partenza equilibrata. Ottimo Catone in regia, ma tutta la squadra merita dal 7 in su. In attesa del recupero di Torino, che porterebbe al comando solitario il Pineto, ecco la trasferta a Brugherio nel Monzese, domani alle 18 contro il Fanalino di Coda. 3 punti da incamerare senza rilassarsi. In A2 femminile perde di nuovo l'Altino, stavolta a Ravenna. Lo sfogo di certo condivisibile del Prespapa fa da parafulmine a un gruppo che sta lavorando con ossessivo impegno. Troppe le vicissitudini di una società comunque passata alla miracolosa storia con un borgo di 3.000 anime. Non va mai dimenticato. In B maschile giornataccia delle nostre, il Paglieta accade in casa col Meta in modo inaspettato, più grave lo scivolone pure per 1-3 dell'Alba nello scontro salvezza col Bellaria, anche sfortuna nei 2 set persi ai vantaggi, ma ora Liseini in coda solitaria e non sarà semplice rialzarsi. In B1 femminile niente da fare per la rimaneggiata, ancora una volta Teatina sul campo del Forte Capannori, ma il 30-28 della prima frazione e gli altri 7 persi ma giocati oltre i 20 punti ad alto livello sono indizi positivi per un sestetto che prosegue nella sua crescita. In B2 onore e gloria alla capolista Teramo di Marcela Corzo che batte il rimonta al tiebreak al termine di un match affascinante la vice Corridonia, pure al tiebreak ma in negativo conclude un generoso Cetias Montesilvano Coltrani, rimpianti molti ma un punto fa classifica in un turno in cui la Danunziana ha riposato e il Grada Pescara 3 che vive un momentaccio cede di nuovo in casa col Bari.
Domani niente pallavolè, la nona puntata in programma mercoledì 15 alle 21. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo, la conduzione di Jacopo Porcella, e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19, delle ore 23. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.